Cosa succederebbe se la tecnologia continuasse ad evolversi così tanto più rapidamente dei regni animale e vegetale? Ci sostituirebbe nella supremazia del pianeta? Così come il regno vegetale si è lentamente sviluppato dal minerale, e a sua volta il regno animale è succeduto a quello vegetale. Allo stesso modo, in questi ultimi tempi un regno completamente nuovo è sorto, del quale abbiamo visto, fino ad ora, solo ciò che un giorno sarà considerato il prototipo antidiluviano di una nuova razza. Stiamo affidando alle macchine, giorno dopo giorno, sempre più potere, e fornendo loro, attraverso i più disparati ed ingegnosi meccanismi, quelle capacità di autoregolazione e di autonomia d'azione che costituirà per loro ciò che l'intelletto è stato per il genere umano. Così scriveva nel 1863 Samuel Butler, 1835-1902, in un articolo pubblicato su The Press, il quotidiano di Christchurch in Nuova Zelanda. L'articolo si intitolava Darwin Among the Machines e sarebbe stato riutilizzato in tre capitoli del suo celebre romanzo satirico Erewhon, pubblicato nel 1872. Dopo il ritorno dell'autore nel Regno Unito, i tre capitoli costituiscono la sezione The Book of the Machines. Nessuno prima di Butler aveva previsto le potenzialità dello sviluppo esponenziale delle macchine, immaginando quella che oggi chiamiamo intelligenza artificiale. Per primo Butler paventò, con preveggenza e lucidità incredibili, la possibilità che le macchine potessero un giorno arrivare ad essere autosenzienti e autoreplicantesi, infine diventando ostili agli uomini. Il tutto per accumulo di dati e crescente raffinatezza tecnologica, e quasi per necessità evolutiva. Curiosamente l'autore fu un acerrimo nemico di Darwin, essendo fondamentalmente un evoluzionista post-lamarckiano. Per gli amanti dell'universo letterario di Dune, la Giad butleriana prende il nome proprio da lui.